Protesta dei lavoratori di mense, pulizie scolastiche ed aziendali. Questa mattina, sotto le finestre della prefettura, in migliaia non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione per i mesi Covid. Noemi Romeo. Siamo a reddito zero in questi mesi. Sono migliaia i lavoratori che non hanno ancora percepito la cassa integrazione per i 3 mesi Covid. Questa mattina protesta dei sindacati CGIL, CISL e UIL sotto la prefettura. Addetti delle mense, delle pulizie, di scuole e aziende hanno chiesto garanzie. Mense scolastiche coinvolgono circa 2.500 lavoratori e lavoratrici senza retribuzione dal 23 di febbraio. Pochissime aziende hanno anticipato il trattamento di cassa integrazione, tutto il resto stanno aspettando. Ma quali sono le ragioni del ritardo del pagamento della cassa integrazione? Uno, valutare se le aziende non hanno dormito e non hanno inviato in tempo celere la pratica. Se questo invece l'ha fatto, dobbiamo capire se l'INPS ha delle responsabilità. Situazione complicata anche nel settore privato. Serve, dicono i sindacati, una riforma della legge. E ancora stiamo lavorando a giorni alterni con orario ridotto. Abbiamo lavoratori delle mense Fiat che, avendo il commensale in smart working, non utilizzano la cassa integrazione. Se l'oggi è incerto, il futuro è buio. Sulle mense scolastiche non sappiamo cosa avverrà a settembre. Abbiamo bisogno di risposte rispetto alla nostra richiesta di estensione degli ammortizzatori sociali e poi c'è il grosso problema della sospensione estiva. Dopo un'ora una delegazione è stata ricevuta in prefettura. Le richieste dei lavoratori saranno inoltrate al Premier Conte e a 3 ministeri: lavoro, istruzione e interni.